Ciao amici di Gorizia TV, guardate un po' un altro servizio sempre bello. 1992, consegna del vino della pace ad Eros e Tozzi e a tutta la squadra di calcio cantanti. C'è Sindaco Tuzzi. Tuzzi, eccolo qua, ex sindaco Tuzzi, con anche c'è anche il futuro sindaco Rodolfo Ziberna. Lo vedrete dopo. Il vino della pace sappiate che è fatto con uve che provengono da tutto il mondo e dato soltanto ai capi di Stato, quindi oggi avete un grosso Mogol. Attenzione, Eros Ramazzotti che bacia Tuzzi, sindaco di Gorizia.1990, quando che è nata mia figlia, quest'anno 30 anni, ah già 92, scusate, 92, grazie generale, Umberto Tozzi, attenzione Umberto Tozzi, fate attenzione, eccolo lì, il esatto, nostro 1992, esatto, sindaco Rodolfo Ziberna, arriva, arriva, lì. Qua c'è Tozzi a sinistra, cantante Tozzi. Niente da fare, non si stappa. Eccolo. Guardatelo lì di là. Fronte, Rodolfo Ziberna. Diciamo che qua c'era anche Rodolfo Ziberna. Penso che doveva essere assessore a, non so, forse alla cultura Guardate un po'. col sindaco Lascio il Tuzzi. tutto, eh. L'ho fatto vedere l'altro giorno comunque e mi ha scritto: hai visto che ho i capelli? Certo, neri anche. Ecco qua, eccolo lì, guardatelo lì con gli occhiali. Ziberna, eccolo lì, oggi sindaco di Gorizia, 1992. Guardate che roba, guardate la gente, eh. Bomaf. Filmiamo ancora sto pezzettino. Eccoli qua, la sfilata dei cantanti. Guardate che roba. Però quello lì non mi viene in mente il nome, nessuno non me lo sa dire. Mi hanno detto di Tony Renis, che io mi sono sbagliato, che non è Teddy Reno, ma Tony Renis. Però quel cantante con i capelli no, lunghi, neanche il mio generale non sa. Tozzi, Tony Renis, eccolo qua, che mi sono confuso con Teddy Reno. E Tony Renis, si può sbagliare, no? Eccolo questo, chi è che sa come che si chiama? A me? No, come si chiama? Vediamo chi riesce a mandarmi il filmato. A dirmi come che si chiama, eccolo qua, Eros. Guardate che festa, cari amici, era per l'UNICEF. Eccolo qua. Chissà se qualcuno mi saprà dire come che si chiama. Il mio generale non lo sa, il mio generale. No, e io l'ho intervistato a Rivignano. L'ho intervistato anche a Bologna per la squadra di basket Gorizia e la dinamica contro la squadra bolognese che non mi ricordo il nome, la Kinder forse. Ricordarsi 30 anni non sono pochi. Avete visto, mi ero ricordato 1990, invece è 92, cari amici. 92. Quest'anno mia figlia fa 30 anni e questo servizio ha 30 anni. E c'era il sindaco, adesso c'era anche il sindaco Tuzzi e poi l'assessore Rodolfo Ziberna, che è oggi sindaco di Gorizia. E mi ha detto: hai visto che ho i capelli? Certo, tutti neri. Però siamo fortunati perché abbiamo una security noi, no?
Eccoli qua. Bene, allora io chiudo qua il servizio, cari amici. Salutiamo che partono e ci vediamo alle prossimi eventi che succederanno a Gorizia. Bene, chiudo qua il servizio. Allora vi ricordo che c'era l'ex sindaco Tuzzi e poi c'era anche Rodolfo Giberna, oggi sindaco di Gorizia, all'epoca con tutti i capelli.